Ciao, sono Giulia e sono la beauty expert di Macro Librarsi. Alla mattina devo darmi il tonico prima di lavarmi la faccia. Il tonico, ma devo darmi il... Insomma. Cerchiamo quindi insieme di fare un pochino di chiarezza sul corretto ordine degli step da seguire per una perfetta skincare routine mattutina. La prima cosa che bisognerebbe fare quando si è sveglio, comunque quando ci si appropinqua allo specchio e al lavandino, è quello di lavarsi il viso. Si può tranquillamente utilizzare la semplice acqua, che deve essere sempre non troppo fredda né troppo calda, per non andare a stressare troppo la pelle. Io personalmente preferisco utilizzare anche un detergente, che può essere una mousse oppure anche proprio un detergente delicato in gel, per sciacquare il viso e rimuovere anche i residui delle creme che siamo andati ad applicare la sera, perché ricordatevi sempre che la notte la nostra pelle continua a lavorare molto più di quello che noi pensiamo. Secondo step, come sicuramente farete tutti, bisogna andare a riequilibrare la pelle dopo averla detersa. Quindi le opzioni sono due: spalmarsi la crema di nocciole oppure utilizzare il tonico. Il tonico è la risposta corretta. Il tonico abbiamo già visto che è quello step necessario a riequilibrare il pH della pelle e quindi renderla anche più reattiva nei confronti di tutti i prodotti che andiamo ad applicare in successione. Dopo il tonico è bene applicare un siero. Il siero va applicato a piccole gocce su tutto il viso, tamponato in questa maniera qui. Penetra più facilmente e con questo massaggio andiamo anche a risvegliare tutta la nostra pelle. O eventualmente può essere emulsionato alla crema. Dopo il siero cosa c'è? C'è solitamente la crema per il viso. Per essere sicuri di applicare bene una crema viso bisogna aspettare qualche minuto dopo l'applicazione del siero. Una crema viso per il giorno avrà sicuramente delle sostanze idratanti, protettive, antiossidanti, un po' meno magari nutrienti rispetto a quelle che possiamo applicare la sera. Altro step da non saltare mai, soprattutto se qualcuno ha una mimica facciale molto evidente, è il contorno occhi. Lo so che qua sembra sempre di mettere tanta carne al fuoco, ma in realtà sono dei piccoli gesti che ci portano via veramente poco tempo e ricordatevi sempre che vi state prendendo cura della vostra persona, quindi non sarà mai tempo sprecato. Il contorno occhi mi piace differenziarlo da una crema viso qualunque, nel senso che, come già accennato altre volte, la zona del contorno occhi è la zona dove la pelle è più sottile, più soggetta alla mimica facciale ed è anche una delle zone più irrorate dai vasi. Può capitare che ci sia ristagno di liquidi, quindi causa quelle che sono le fantastiche, fantasmagoriche borse sotto gli occhi. Può capitare che ci sia un ristagno anche di pigmenti e quindi l'evidenza delle occhiaie sarà sempre più accentuata. Questo ci deve portare automaticamente a inserirlo ogni mattina nella nostra beauty routine. Il contorno occhi quindi ha una differenza sostanziale nella formula rispetto a una crema viso qualunque, perché comunque contiene dei principi attivi che sono in grado di migliorare tantissimo il microcircolo e di regalare uno sguardo automaticamente più luminoso, disteso e anche riposato, si augura. Va utilizzato l'anulare e con piccoli picchettamenti va steso in questa maniera qui. Questo perché l'anulare è il dito che dà la giusta pressione per poter compiere una sorta di massaggio drenante sul nostro contorno occhi, risultando quindi non troppo pesante né troppo lieve. Non troppo pesante perché non vogliamo andare a sovraccaricare ovviamente questa zona. Altra beauty tip potrebbe essere quella di picchettare in questa maniera, fare una breve pressione un pochino più incisiva con questo tipo di massaggio e, se abbiamo tempo, anche compiere quello che è il fantastico 8 attorno al viso. Altra cosa fondamentale che bisognerebbe applicare sempre, anche se non lo vediamo splendere nel cielo tutti i giorni, è una buona protezione solare. Quindi ci va a proteggere dai danni causati dai raggi ultravioletti della luce, anche se questa non è diretta, quindi il sole non è accecante, ci previene tanto l'invecchiamento cutaneo precoce
e allo stesso tempo ci protegge anche dall'insorgenza di quelle che sono le macchie scure della pelle, che tanto non ci piacciono. Quindi prima di ricorrere a rimedi con esfolianti potentissimi eccetera, cerchiamo di proteggere la nostra pelle al meglio prima di fare il danno. Quindi gli elementi essenziali per una corretta beauty routine mattutina sono il detergente, il tonico, il siero, quarto posto che vi do anche il beneficio di intercambiare con contorno occhi o crema per il viso, stessa cosa per il quinto posto, se avete dato la crema viso prima date il contorno occhi, viceversa se avete applicato il contorno occhi ora è il momento di applicare la crema viso. Sesto punto che dobbiamo metterci tutti bene in mente, la crema solare, quindi protezione solare, anche in inverno sia chiaro. Ma essenzialmente d'estate. D'estate è vietato uscire senza protezione solare. Spero che questo video riassuntivo degli step fondamentali di una beauty routine mattutina vi sia stato utile. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Macro Librarsi e a commentare qui sotto per i suggerimenti dei prossimi video che vorrete vedere su questo canale. Ci vediamo alla prossima puntata!